Salve a tutti, oggi con me Filippo Giannini di tradingfacile.eu per dare uno sguardo, o meglio, fare il punto della situazione sul DAX. Allora, cosa c'è di interessante? Filippo, lascio a te la parola. Sì, innanzitutto grazie Rossana e bentrovata. Vado subito ad avviare la condivisione del grafico perché oggi diciamo una sessione piuttosto movimentata in generale sui listini azionari. Stiamo assistendo a dei ribassi anche abbastanza marcati. Per quanto riguarda il DAX, quello che abbiamo visto sostanzialmente come diciamo, ecco, già accennato in precedenti occasioni, è come di fatto dopo il test di quota 14.100 punti, parte alta di questo canale ascendente che sta contenendo gli scambi a partire dal giugno scorso, il mercato ha iniziato una lenta fase di ritracciamento. E se in una prima fase il mercato è riuscito a contenere i ribassi facendo perno in area 13.700 punti, livello di apertura di questa barra rialzista ad ampio range, che come spesso accade, almeno in una prima fase, viene difesa di fatto dagli acquirenti. Il movimento al quale abbiamo assistito nel corso delle ultime sessioni è stato di fatto un nuovo rifiuto del prezzo in area 14.000 punti. Quindi, a mio avviso, due le cose importanti in questo contesto. La prima è che proprio a livello tecnico il mercato ha mancato il recupero di area 14.000, che avrebbe di fatto annullato questa barra ribassista ad ampio range e avrebbe decretato di fatto la fine del movimento correttivo. Viceversa, il fatto che il mercato abbia nuovamente avuto un rifiuto del prezzo su questi livelli ha innescato nuove vendite. Se andiamo a zoomare su un grafico a 15 minuti, vediamo che cosa? Che il mercato sta in questo momento scambiando sotto il supporto a 13,8 e quindi questa è un'ulteriore avvisaglia di debolezza, ma ancor di più, se dovessimo avere il break, magari non nella sessione di oggi, ma appunto già a partire dal lunedì prossimo, di quota 13.690 punti, il mercato andrebbe di fatto a completare un modello a doppio massimo decrescente e quindi qui poi si aprirebbe la strada ad un ribasso un pochino più corposo. Parliamo di quota 13.500 e 13.300 punti come possibili obiettivi. Tenuto conto che per il momento la tenuta del trend primario non è a rischio, nel senso che, come detto, fino a che il mercato scambierà all'interno di questo canale rialzista, insomma, non ci saranno evidenze di un'inversione del trend primario. Nel breve, occhio però, perché oltre a quanto già detto, se andiamo anche ad analizzare il grafico del VSTOXX, l'indice di volatilità implicita inversamente correlato ad DAX ed Eurostoxx, grafico che modelliamo con un super trend a 4 ore, vediamo che è in corso una inversione di prezzo e quindi, tenuto conto che stiamo già scambiando sotto quella che è una soglia spartiacque, ossia quota 22 punti, in caso di chiusura del VSTOXX a 4 ore sopra quota 22,85, a quel punto questa mossa andrebbe con tutta probabilità a provocare ulteriori ribassi e quindi un'estensione delle vendite, come detto, sul DAX. Perfetto Filippo, esaustivo e ampio come sempre. Io ti ringrazio dell'intervento, con te rimando l'appuntamento alla settimana prossima. Grazie a te, Rossana. Arrivederci a tutti.